Ciao Vez, mi sembra tantissimo che non registro qui, cioè in questo spigolo, perché lì c'è lo sfondo degli Oscar, che non ho ancora smontato perché mi piace tantissimo. Ti dirò che se ci riesco non lo smonto proprio. Così quando mi distraggo e guardo intorno, vedo tutto il luccichio, oro e nero, ok. Questa è la nuova votazione del GDL GDV. Questa settimana con la nostra programmazione, i giorni che di solito sono fissi, non lo sono. Con gli show live di BOM sempre più serrati, temo sarà necessario esercitare una certa elasticità nel prossimo futuro. Comunque, come sempre, per specialmente cambiamenti dell'ultima ora, c'è Instagram, e per tenere d'occhio proprio il quadro complessivo c'è il calendario Google che si chiama Prisma Calendar, quindi se non va il link che c'è nel box, perché non ho ancora capito bene proprio come funzioni sta cosa di condividere il calendario, però se fai su Google Calendar, aggiungi calendario e poi cerchi Prisma Calendar, salta fuori ed è molto bello. Raccogliendo insieme tutte queste info, in pratica, questa votazione arriva adesso e poi giovedì 7 aprile recuperiamo la live che non c'è stata ieri, e durante quella live, che è una live di chiacchiere perché l'abbiamo già fatta quella del GDL GDV, vedremo chi abbia vinto in questa votazione. Secondo me ci sono due tris importanti. E guarda, anche con un, specialmente nel GDV, c'è un soffio di innovazione, di rinnovamento primaverile. A proposito del GDV, sul gruppo Telegram è stata fatta anche la votazione per tutte le visioni extra, quindi al di là di quella che battezziamo noi adesso qui, ci sono poi tutte quelle altre visioni a cui partecipare se hai voglia di guardare qualcosa in compagnia. Vabbè, ma allora, comincio sempre dal GDL, comincio dal GDL. È stato candidato quello che... Allora, per me è un libro favoloso, io me ne sono innamorata perdutamente molto oltre tempo massimo, cioè non ne sapevo nulla quando mi è stato suggerito, e mi sono perdutamente innamorata di Stoner. Mi è stato suggerito di candidarlo per questo GDL. Definire la trama di Stoner non è facilissimo perché il suo fascino giace altrove. Comunque è riassunta così su Amazon. Nato in una famiglia di contadini poveri, Stoner scopre in sé una passione struggente per la letteratura e diventa professore. Tipo questa fine della trama, vabbè. Stoner è dunque la storia di un uomo che conduce una vita semplice, al limite della frugalità, una vita che lascia poche tracce. Ma Stoner è molto di più, è un romanzo sull'amicizia, sul matrimonio, sull'ambiente universitario, un romanzo sociale e non da ultimo, un romanzo sulla fatica e sulla resistenza, sul duro e implacabile lavoro nelle fattorie, sull'impegno che richiede la vita matrimoniale, sulla difficoltà di allevare con paziente empatia una figlia all'interno di una famiglia avvelenata, e sul tentativo di avvicinare alle meraviglie della letteratura studenti universitari spesso insensibili. È soprattutto un romanzo sull'amore, amore per la poesia e per la letteratura, ma anche amore romantico. È un romanzo su cosa significa essere umani. Riscoperto una decina di anni dopo la morte del suo autore, Stoner è diventato un caso editoriale internazionale, assurgendo a vero e proprio libro di culto. Tra virgolette, una scoperta meravigliosa per tutti gli amanti della letteratura, secondo Ian McEwan. Uno dei più grandi romanzi americani del XX secolo, nel giudizio di Bret Easton Ellis. John Williams è uno di quegli scrittori che non puoi fare a meno di consigliare perché hai la certezza che farai felice il tuo prossimo. Parola di Niccolò Ammaniti. È uno di quei libri che io definisco essere John Malkovich, cioè leggerlo ti dà la sensazione di aver vissuto tutta questa vita extra. Ha come un fluire del tempo veramente speciale Stoner. Quindi nel ring con lui bisognava mettere, come dire, dei pesi massimi. Allora ho pensato: dove sei Mondobello? Finalmente è uscito in traduzione il nuovo Sally Rooney. Sally Rooney è un'autrice che divide molto, mi sembra, l'opinione, e io stessa mi sento profondamente divisa nella mia opinione su Sally Rooney. Mi piacerebbe ne parlassimo insieme. La storia di Dove sei Mondobello, anche con Sally Rooney le trame, ma comunque Alice ha scritto due romanzi, ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su Tinder. Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l'affitto. Simon ama da sempre la stessa donna, ma da sempre ne frequenta altre. Felix passa in birreria il tempo libero dal lavoro di magazziniere, ma la sua è una fuga. Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si fraintendono, si deludono e si amano, e mentre attraversano il cerchio di fuoco dei 30 anni, si chiedono se esista davvero, al di là, ancora un mondo bello in cui sperare.
fare. In un bar di un paesino irlandese sulle coste dell'Atlantico, una giovane donna aspetta un uomo che ancora non conosce. Lei si chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. E ci fai dei soldi, giusto? Le chiede lui, il suo Tinder date, poco più tardi. Si chiama Felix e con la letteratura non ha niente a che fare. Per vivere sposta merci in un magazzino gelido. Se posso dire, secondo me il riassunto di questa trama è fatto in modo particolare. Il loro primo incontro è un spoiler. Vabbè. Alice lo invita ad accompagnarla nel suo prossimo tour promozionale a Roma. Dei soldi Felix non dovrà preoccuparsi, ci penserà lei, con i proventi di un lavoro che giudica moralmente e politicamente inutile, il solo che voglia fare. Frattanto, a Dublino, non si sente spesso, a Dublino, la sua amica Eileen, come lei 29enne, per pochi spiccioli sistema la punteggiatura di articoli non suoi per una rivista social dell'uomo che l'ha lasciata e cerca di rimettere insieme i cocci di ambizioni e speranze dimezzate, mentre ai margini del suo scontento, Simon, un consulente politico bellissimo e cristianamente promiscuo, chiede di essere guardato. Con Alice, Eileen condivide la sensazione che ci troviamo nell'ultima stanza illuminata prima delle tenebre, testimoni di qualcosa. Le vivide mail che le due donne si scambiano affrontano i temi della contemporaneità minacciata, dal contrasto fra la società dei consumi e la miseria della moltitudine al crollo della civiltà nella tarda età del bronzo, dalla perdita del senso del bello con l'avvento della plastica agli effetti corrosivi della fama sulla cultura. Ma mescolato all'armamentario pubblico dell'impianto intellettuale millennial, si fa strada proditoriamente, quasi felicemente, l'urgenza del privato desiderio. Ecco che nel bel mezzo di tutto, con il mondo messo com'è, l'umanità sull'orlo dell'estinzione, io mi ritrovo qui a scriverti un'altra mail a proposito di sesso e amicizia. C'è altro per cui valga la pena vivere? Domanda Alice. Ci sono i corpi in questa dimensione, ci sono il dissacrante anticliché Felix e l'accogliente inarrivabile Simon. E di cosa parlano i tuoi libri, vuole sapere Felix da Alice al loro primo incontro? Oh, non so, disse lei, delle persone. Cioè, allora, è un riassunto fatto in modo accattivante, secondo me. È interessante peraltro che qui ovviamente abbiano dovuto mettere le virgolette per il discorso diretto, che sai essere una di quelle cose che mi fa un po' prudere le mani con Sally Rooney, perché lei non mette le virgolette sul discorso diretto, perché dice che sennò la pagina è troppo piena di cose, vabbè. Poi mi è stato suggerito, pare in perfetta combo con Stoner, però questo al contrario degli altri due non l'ho letto, però mi era già stato consigliato peraltro, secondo me, si chiama Fiore, frutto, foglia, fango. Ray, il protagonista di questo libro, è un uomo di 60 anni che vive isolato da tutti nella casa del padre, in una cittadina sulla costa irlandese. Un giorno, in un moto d'impulso, decide di adottare un cane impaurito, malandato e privo di un occhio. Con il suo nuovo compagno di vita, Ray riesce per la prima volta ad aprirsi, a scardinare la solitudine, in un dialogo serrato dove ripercorrere la sua esistenza, dall'infanzia alla scomparsa misteriosa della madre. Quando un occhio, però, azzanna un altro cane del paese, i due sono costretti alla fuga e si mettono in viaggio alla ricerca della libertà e della speranza. Con una musica composta di parole, colori, profumi ed emozioni, Sarah Baum ci consegna un romanzo sull'amicizia tra un uomo e un cane, un'alleanza che si rinsalda giorno dopo giorno grazie a fiducia e compassione, in un inno appassionato alla stupefacente bellezza del mondo. Insomma, secondo me tutti e tre, eh? Quindi il GDV doveva almeno arrivare allo stesso livello, quantomeno di variazione del menu, se vuoi. Allora, tra i suggerimenti ho scelto questi due. Il visionario mondo di Louis Wayne. È una comedy drama biografica su Louis William Wayne, che è stato un artista inglese specialmente noto per i suoi disegni di gatti con gli occhi giganteschi. Col progredire della sua vita, poi, la sua salute mentale è degenerata e ha ricevuto una diagnosi di schizofrenia, oggi piuttosto controversa, cioè non tutti sono sicuri che questo fosse effettivamente il problema. È un film con Claire Foy e Benedict Cumberbatch, è su Amazon Video e io sono molto curiosa. Poi, ti ricordi quando 100 milioni di anni fa venne annunciato che Robert Pattinson sarebbe stato Batman? E agli scettici veniva detto, no, non ti preoccupare, guarda Good Time, che è uno dei film, forse insieme a The Lighthouse, beh, anche The King. Beh, insomma, che l'hanno aiutato a iniziare a levarsi di dosso, insomma,
il manto buio di Twilight. È la storia di questi due fratelli con una serie di precedenti criminali. Robert Pattinson sta cercando di liberare il proprio fratello, appunto, che ha problemi a sua volta di salute mentale. E tra l'altro, se hai già visto Batman, nei primi minuti di Batman c'è una citazione che è squisita se la cogli. E poi, sai la questione, l'innovazione, il rinnovamento, so ben io. Il 22 di aprile esce la serie di Heartstopper, che ovviamente è un fumetto di cui ti parlo da 400... No, forse è un anno e mezzo. Comunque, insomma, è da un po' che non faccio altro che parlarti di Heartstopper. Tra l'altro, possiamo parlare della copertina speciale dell'edizione UK? L'hanno rifatta uguale al volume, però coi protagonisti della serie? Quindi ho pensato, visto che la live del GDL GDV di questo mese è il 29 di aprile, tra il 22 e il 29 abbiamo tempo di guardarci quelli che, se ho capito bene, sono 8 episodi. È una vita che, diciamo, non sarebbe bello guardarci insieme una serie? Secondo me Heartstopper è quella ideale con cui cominciare. Quindi, per quanto riguarda la sezione calendario, se dovesse vincere uno dei due film, ce lo guardiamo martedì 26, come sempre a partire dalle 9:30, come sempre ci diamo il via con la sveglia e poi chiacchieriamo sul gruppo Telegram del GDV, a posto. Se invece dovesse vincere Heartstopper, facciamo un calendario, secondo me, per dividerci. Io pensavo, non so, 2 episodi a giornata, forse, perché non ho capito ancora quanto durino. Cioè, se sono gli episodi da 20 minuti, capace che ce la scofaniamo anche molto velocemente, però se sono quelli da 40, magari è meglio dividerla su più giorni. Però ecco, dovesse vincere Heartstopper, secondo me ce la gestiamo, specialmente sul gruppo del GDV, a vittoria avvenuta. Vittoria che, ripeto, sarà sancita per questa votazione durante la live straordinaria di giovedì 7 aprile. È straordinaria solo nel fatto che sia di giovedì. Per il resto funziona come sempre, come le live del lunedì, quindi alle 10 su Twitch c'è il link nel box insieme a tutti gli altri. Spero che questi tris ti incuriosiscano. Spero che, nonostante secondo me ci siano tutti i contendenti forti, ce ne sia uno che ti colpisce più di tutti e che renda più facile votare. Come sempre si vota nella community tab del canale e grazie infinite se parteciperai al GDL e o al GDV e per aver guardato questo video. Ti abbraccio e, se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!